L'Ungheria costruisce un muro, la Serbia e la Croazia bloccano i confini, di mezzo tra l'Italia e l'est dell'Europa resta soltanto la Slovenia. Se l'Austria chiudesse i confini, questa resta l'ultima porta d'ingresso, l'Italia. Questo è quello che rimane della frontiera italiana. Questi sono gli uffici della dogana che operava quotidianamente fino al 2007 e che ovviamente sono stati abbandonati come previsto dalle direttive europee. Come vedete, tutta la zona della frontiera non è assolutamente controllata. Macchine, persone a piedi, camion passano liberamente. È di certo uno scenario un pochettino diverso rispetto a quelli che siamo abituati a vedere a Ventimiglia e in Austria. A Ventimiglia si respinge, al Brennero si riportano i profughi nel territorio italiano, qui a Muggia, confine italo-sloveno, nessun controllo fisso. Il sindacato autonomo di polizia da tempo chiede rinforzi, ma i migranti hanno già iniziato ad attraversare queste strade. Queste sono le immagini del 13 di agosto. È il momento in cui la polizia li ha rintracciati e chiaramente... Erano sull'autostrada, giusto? Erano sull'autostrada. Quante persone? Trentina di persone. Questa è una delle tratte utilizzate dai profughi e dai trafficanti. Si usa un vecchio sentiero, un vecchio binario dismesso della ferrovia, si arriva fino a qua e qua ci si cambia d'abito. Si mettono via i vecchi vestiti, quelli che renderebbero riconoscibili i profughi. Questa ferrovia porta fino al centro della città. Questo ad esempio è un foglio di via della prefettura croata. Fa riferimento a un certo Abdel, è un cittadino del Sudan e come vedete questo è stato buttato qui proprio per non essere riconosciuto. C'è anche una mappa, è scritta in arabo e c'è tutta l'indicazione del perimetro del confine, con l'indicazione di tutti i punti per poter passare. Il punto d'arrivo è Trieste. In città si contano circa 1000 richiedenti asilo. Alcuni sono solo di passaggio e sfuggono ai controlli. Le strutture d'accoglienza ci sono, ma non tutti ci vogliono andare. Si dorme in strada, oppure si occupano edifici abbandonati. Tutti i rifugiati e profughi che non trovano accoglienza nelle strutture autorizzate arrivano qua, al Silos, a pochi passi dal centro di Trieste. Guardate in che condizione vivono. Qui ci sono all'incirca una ventina di strutture, chiamiamole così, all'interno della quale ogni famiglia si è creata il suo posto dove vivere. Le persone la notte accendono il fuoco per riscaldarsi, per cucinare, e può capitare anche questo, guardate. Questa baracca che era stata costruita proprio come le altre ha preso fuoco. How long do you stay here? 3 months. How many people are inside? 150. They stay all the day around in the city? Around in the Trieste. You arrive in a container, right? I arrive. How many people? 50. How much you pay? 500 here. Budapest, Hungary in Italy. 50 persone, 500 euro per entrare nel container. Ogni camion frutta i trafficanti, 25.000 euro. Le foto che mi sono state girate del personale dipendente qua della vicina stazione ferroviaria appunto mostrano delle persone che si svegliano, vanno a lavarsi e a fare i propri bisogni tra i treni. Tutta questa struttura non è in periferia, ma si trova proprio in centro a Trieste e peraltro a pochi passi proprio dai binari della ferrovia. Le persone possono camminare, andare e venire all'interno di questi binari.